Ti porta bene, diciamolo. Sì, porta bene a me il Chievo. Poi l'ultima volta che abbiamo giocato qua abbiamo perso 2-1 e siamo retrocessi, quindi... Infatti mi hai anticipato, tutte le volte che il Chievo ha vinto a Siena si è sempre salvato, no? Speriamo che sia così anche quest'anno. Quando fa gol l'attaccante arrivano i risultati, se non fa gol l'attaccante principale, magari quello che ha sempre giocato, ne risente anche la squadra. Ti ricorderò in ogni gesto più perfetto. Il Chievo ha dimostrato che è una grande squadra, perché il primo gol l'hanno praticamente fatto Mantovani e Pinzi, non io. Io sono arrivato solo nel momento giusto al posto giusto. Una volta. Pinzi, la palla per Sergio, il gol, il gol! Gol, 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 Sergio, Pelliccia, Pellissier! Bravissimo Pinzi, anche Mantovani sul primo gol, sul secondo bravissimo Rigoni. Sì, sì, bravissimo lui, ha messo una bella palla. Poi beh, è stato un po' fortunato. Non dimmi che era facile o che è stato fortunato. È stato bravissimo anche tu, questo lo dico io. No, per me era facile. E le mie gambe hanno camminato tanto, e la mia faccia ha preso tanto vento, e con i miei occhi ho visto tanta vita. Pellissier da nazionale, si diceva in sala stampa. Ma Pellissier spero che continui così a far gol, perché serve al Chievo, serve a me, perché comunque far gol, una punta che fa gol è sempre più contenta. E le mie ossa hanno preso tante botte, e ho vinto e perso dentro a tante lotte. Non sono mai arrivate tante offerte da parte, cioè per me. Il Chievo ha sempre creduto in me, mi ha sempre dato questo potere, ha fatto tanti sacrifici. Prima di andare via da Chievo sicuramente devono essere d'accordo il presidente, il direttore, me, cioè tutti insieme, poi vedremo. No? Adesso come adesso non ci sono problemi. Questo è il prezzo che questo mondo impone a noi, di vivere senza certezza alcuna. Non sono arrivate tante offerte perché ormai gli intenditori calcio sono talmente pochi che è per questo che non arrivano grandi offerte. No, ma io sono vecchio. Qualcuno è arrivato, te lo dico. Sono vecchio ormai, non, sinceramente non ci faccio mai caso, non mi interessa, almeno finché non arriverà veramente un'offerta ne parleremo in società, vedremo col presidente, ma non ci sto neanche pensando.